Benvenuti carissimi telespettatori e telespettatrici di Teleradio Padre Pio. Siamo giunti ormai alla ultima puntata, alla nona figura di beato e di santità che oggi la Chiesa ci presenta e che questo nostro itinerario verso la festa di San Pio da Pietrelcina ci presenta, e che è il beato Giovanni Paolo II. Possiamo dire che non potremmo, ecco, aver scelto conclusione migliore per questo cammino di santità verso la santità di Padre Pio. Molti dei santi e beati che abbiamo incontrato nei giorni scorsi, ecco, sono stati canonizzati e sono stati beatificati da Giovanni Paolo II, il Papa che più di tutti nella storia della Chiesa ha presentato modelli di santità per l'uomo contemporaneo. Questo per dimostrarci, era nella sua filosofia di vita, per dimostrarci che la santità è alla portata di tutti. Il Concilio Vaticano II aveva affermato e aveva parlato della vocazione universale alla santità. Ecco, Giovanni Paolo II, non solo nella sua vita che è stata straordinaria, ma anche nella presentazione all'umanità e alla Chiesa di questi modelli, ci insegna oggi, e questo itinerario che ormai va verso la conclusione, ci deve portare a questa conclusione, che la santità è patrimonio ed è obiettivo di ciascuno di noi. Non sta a me sottolineare le grandi qualità che hanno reso grande questo Papa Giovanni Paolo II. Tanti di noi, io personalmente ho alcuni ricordi dell'incontro con questo grande Papa, vogliamo ricordare e soffermarci in modo particolare su tante cose, ma ritengo in modo particolare il modo con cui egli ha vissuto gli ultimi tempi, gli ultimi anni, gli ultimi mesi della sua malattia. Una testimonianza mai, ecco, reclamizzata, ma una testimonianza vera e autentica di come si vive la malattia e la sofferenza. Certo, un Papa non può nascondere la sua malattia e la sua sofferenza, e lui, ecco, non ha avuto la paura, non si è vergognato di nascondere questa malattia e con la sofferenza che la malattia comportava, ma non è affatto, ecco, un motivo di vanto, anzi è stata la possibilità per testimoniare la forza che Cristo gli dava per vivere questo momento di infermità. Ed è commovente ricordare tanti episodi con cui egli ha concluso proprio la sua vicenda terrena, inchiodato a quella croce che negli ultimi anni davvero, attraverso la malattia e la sofferenza, lo ha portato a testimoniare più di tanti santi, questa, ecco, capacità di essere fedele a Gesù Cristo. Vogliamo ricordare ancora Giovanni Paolo II perché anche lui, che ha dato alla Chiesa tanti santi e ha dato alla Chiesa e ha donato alla sua Chiesa la sua santità, ecco, anche lui ci insegna che possiamo essere anche noi santi. Certo, guardare a lui ci spaventa perché è davvero un gigante della santità, ma lui ha vissuto nella semplicità, nell'umiltà e nella grande umanità la croce a cui il Signore lo aveva chiamato. Aveva iniziato con il tentato assassinio da parte di Memè Ali Agca e ha portato questa croce fino all'ultimo istante, senza strombazzare la sua sofferenza, senza strombazzare, ecco, nulla di tutto quello che egli era, ma ha vissuto nella semplicità e, ripeto, nella straordinaria umanità e paternità questa vocazione alla santità a cui il Signore lo aveva chiamato e a cui lui ha risposto in maniera egregia, non per meriti propri, ma per quella chiamata alla santità che il Signore gli aveva riservato e che lui, ecco, ha abbracciato in pienezza e totalmente. La scheda di Giovanni Paolo II arricchirà ulteriormente quelle povere parole che vi ho donato e soprattutto ci farà riflettere su quanto questo beato, questo Papa ha donato alla sua Chiesa. Vi ringrazio per l'ascolto che mi avete dedicato e vi do appuntamento alla prossima puntata, che poi sarà l'ultima puntata. Arrivederci. Karol Wojtyła, divenuto Giovanni Paolo II con la sua elezione alla sede apostolica il 16 ottobre del 78, nacque a Padovice il 18 maggio del 1920. Era l'ultimo dei tre figli di Karol ed Emilia, che morì nel 1999. Suo fratello maggiore, medico, morì nel 32 e suo padre, sottufficiale dell'esercito, nel 1941. La sorella Olga era morta prima che lui nascesse. Fu battezzato il 20 giugno del 1920 e a 9 anni ricevette la prima comunione, a 18 anni il sacramento della cresima. Terminati gli studi nella scuola superiore, nel 1938 si iscrisse all'Università di Cracovia.
Quando le forze di occupazione naziste chiusero l'università nel 1939, il giovane Carol lavorò in una cava ed in seguito in una fabbrica chimica per potersi guadagnare da vivere ed evitare la deportazione in Germania. A partire dal 1942, sentendosi chiamato al sacerdozio, frequentò i corsi di formazione del seminario maggiore clandestino di Cracovia. Dopo la guerra, continuò i suoi studi nel seminario maggiore di Cracovia nuovamente aperto e nella facoltà di teologia dell'università, fino alla sua ordinazione sacerdotale avvenuta a Cracovia il 1 novembre del 1946. Successivamente fu inviato a Roma, dove sotto la guida del padre domenicano francese Langlois conseguì nel 1948 il dottorato in teologia con una tesi sul tema della fede delle opere di San Giovanni della Croce. In quel periodo, durante le sue vacanze, esercitò il ministero pastorale tra gli emigranti polacchi in Francia, Belgio ed Olanda. Nel 1948 ritornò in Polonia e fu coadiutore dapprima in una parrocchia vicino Cracovia e poi in quella di San Floriano in città. Fu cappellano degli universitari fino al 1951, quando riprese i suoi studi filosofici e teologici. Il 4 luglio del 1958 il Papa Pio XII lo nominò vescovo titolare di Ombi e ausiliare di Cracovia. Ricevette l'ordinazione episcopale il 28 settembre del 1958 nella cattedrale di Cracovia. Il 13 gennaio del 1964 fu nominato arcivescovo di Cracovia da Papa Paolo VI, che lo creò e pubblicò cardinale nel concistoro del 26 giugno del 1967. Partecipò al Concilio Vaticano II con un contributo importante nell'elaborazione delle costituzioni della Gaudium et Spes. Il cardinale Wojtyla prese parte anche alle 5 assemblee del Sinodo dei Vescovi anteriori al suo pontificato. I cardinali riuniti in conclave lo elessero Papa il 16 ottobre del 78. Prese il nome di Giovanni Paolo II e il 22 ottobre iniziò solennemente il Ministero Petrino, quale 263° successore dell'Apostolo. Il suo pontificato è stato uno dei più lunghi della storia della Chiesa ed è durato quasi 27 anni. Giovanni Paolo II ha esercitato il suo ministero con instancabile spirito missionario. I suoi viaggi apostolici sono stati 104, in Italia ha compiuto 146 visite pastorali e come vescovo di Roma ha visitato 317 parrocchie su un totale di 333. Più di ogni predecessore ha incontrato il popolo di Dio e i responsabili delle nazioni. Alle udienze generali del mercoledì hanno partecipato più di 17 milioni e 600 mila pellegrini, senza contare tutte le altre udienze speciali e le cerimonie religiose. Numerose anche le personalità governative ricevute in udienza. Il suo amore per i giovani, lo spirito ad iniziare, che nel 1985 lo hanno portato all'invenzione delle giornate mondiali delle gioventù. Le 19 edizioni della GMG che si sono tenute nel corso del suo pontificato hanno visto riuniti milioni di giovani in varie parti del mondo. Allo stesso modo, la sua attenzione per la famiglia si è espressa con gli incontri mondiali delle famiglie da lui iniziati a partire dal 1994. Ha dato un impulso straordinario alle canonizzazioni e beatificazioni per mostrare numerosi esempi di santità oggi. Ha notevolmente allargato il Collegio dei Cardinali, creandone 231 in 9 concistori. Ha presieduto 15 assemblee del Sinodo dei Vescovi. Giovanni Paolo II è morto in Vaticano il 2 aprile del 2005 alle ore 21:37. Mentre volgeva al termine il sabato e si era già entrati nel giorno del Signore, ottava di Pasqua e domenica della Divina Misericordia. Da quella sera fino all'8 aprile, quando hanno avuto luogo le esequie del defunto pontefice, più di 3 milioni di pellegrini sono confluiti a Roma per rendere omaggio alla salma del Papa, attendendo in fila anche fino a 24 ore. Il 28 aprile successivo, il Santo Padre Benedetto XVI ha concesso la dispensa dal tempo di 5 anni di attesa dopo la morte per l'inizio della causa di beatificazione e canonizzazione di Giovanni Paolo II. Il 1 maggio del 2011 è diventato beato.